grazie a CGIL, CISL e UIL e supporto anche organizzativo del Comune di Salerno, per fare di Salerno una città che con la musica, attraverso il linguaggio artistico e musicale, si apre a temi fondamentali come il lavoro, i diritti, lo stato sociale. Benissimo. Gerardo Ceres. Dedicato anche alle morti bianche, ma anche per ricordare Angelo De Angelis. È un anno, questo, un primo maggio quest'anno, molto particolare per la CGIL. Ricordiamo Angelo, che l'anno scorso è stato l'artefice, insieme alle altre organizzazioni sindacali, a dare vita a questo primo maggio in musica a Salerno. E quindi, nel rispetto della tradizione, quest'anno lo intitoliamo proprio ad Angelo. Morti bianche, ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Io credo che ormai questo paese è ai limiti della decenza. Nessuno si indigna, nessuno si offende, si continua a morire. Ma è un primo maggio in particolare di lotta per il lavoro che non c'è, di lotta di lavoro per il lavoro dei giovani al sud, una battaglia, una lotta forte perché ci sia all'attenzione della politica il mezzogiorno e la ripresa del mezzogiorno con un riscatto dei nostri territori. Lo dobbiamo fare anche in nome di un'Europa che deve guardare da qualche altra parte, un'Europa sociale, un'Europa che ci dia la possibilità di uscire dalle secche, in particolare come mezzogiorno, un'Europa che faccia crescere complessivamente il continente nella sua prospettiva, diciamo, di benessere.